scultura è la forma del luogo, anzi è il luogo stesso. Questo potremmo, diciamo, estenderlo a, diciamo così, all'azione dell'arte nelle sue molteplici realizzazioni in riferimento alle diverse discipline. Quindi il luogo è determinante, e se non fosse il luogo come luogo fisico, è certamente il luogo come luogo della cultura, del momento in cui si attraversa. Molte volte i lavori sono fatti da parte dell'artista nell'ambito della sua ricerca, ma ancora di più, ed è quanto che a me interessa e finalizza il mio lavoro di ricerca, è la possibilità di intervenire nel contesto dell'urbano come possibilità estensiva del fare architettura in un certo senso, e quindi come disciplina organizzativa del luogo che consente l'abitabilità da parte della società, cui noi tentiamo dare un messaggio estetico, come si dice a volte ora, che sia abitudine tra virgolette, ma che è un messaggio di un vivere nel decoro civile e nella possibilità di respirare un'aria che abbia un suo significato pregnante di attività creativa. Il fatto di essere autodidatta, credo che nell'arte gli artisti maggiori sono sempre autodidatti, e nel senso che quello che si apprende dalla scuola non è sufficiente, bisogna conoscere, diciamo, il processo storico che è avvenuto nel fare arte per poter promuovere, diciamo, il passo successivo in avanti. Sì che io ho seguito un po' dall'inizio quello che era molto più importante nel secolo, dalle avanguardie storiche, ma precedentemente appunto il cubismo picassiano, perché dava concretezza anche di volumetrica nel suo essere, aprire sul piano l'immagine della realtà visiva, nella sua anche pesantezza volumetrica. Quindi, passando un po' avanti per quello che era quella scuola che è stata la prima scuola internazionale dell'informale, che si è diviso tra informale tecnico e informale materico, mi è interessato per un certo momento nel 59 la strutturazione materica dell'insieme. Era nella scuola, sulle tracce di studio di Burri e di Fontana per quanto riguarda le possibilità dello spazio, e Burri quelle della materia. D'altra parte, l'artista si pone nel suo processo operativo in diretto rapporto con la natura, o nella sua visibilità esteriore, o per quello che è la natura nella sua concretezza dell'essere materico e del suo svilupparsi secondo un sistema biologico. Ecco, ciò che costituisce l'universo sono questi elementi dello spazio, il tempo, la materia e l'energia. Sono elementi che sono stati esaminati da questi nostri grandi padri dell'arte che ho citato, da Burri a Fontana, ed in seguito però, venendo qui a Roma, incontrandoci al Premio Termoli con altri artisti, ci siamo resi conto che già questi artisti che venivano definiti informali, lo stesso Burri e Fontana, per noi erano invece degli artisti che già ricostruivano il linguaggio dell'azzeramento della forma dell'informale, proprio attraverso le possibilità e di spazio e di materia nella loro costruzione. Che i miei primi lavori in quel senso erano fatti con elementi trovati, e la misura dell'oggetto che noi veniamo nelle prime proprio due immagini che qui scorrono risultava dalla possibilità di mettere insieme questi oggetti che riferivo, perché l'idea di scultura nella contemporaneità è data come superamento di quelle che erano, diciamo così, la sostanza del fare scultura nel senso della tradizione, cioè il modellare e lo scolpire. La contemporaneità è quella del costruire, del mettere insieme.